Quindi il percorso risale fino al castello, si fa tutto il sentiero con i segni via biancorossi, seguendo la traccia che va al Monte Bruno. Poi abbiamo fatto un paio di deviazioni comunque che riportavano sempre sul sentiero dell'Aquila per andare a incrociare il sentiero che andava al castello di Monfalcone. Dopodiché siamo andati a finire a Bozzola, siamo risaliti e abbiamo fatto tutta la costa parallela a quella che abbiamo fatto all'andata, naturalmente nella parte che volgeva verso Valverde, e siamo ritornati al punto di partenza. La chiesa alpina dove già rintocca una campana, ding-dong, nel vederla così in alto pari in cielo e più lontana, ding-dong, col suono. Arrivati in cima, la strada era molto ripida. Questi sono i ruderi del castello, è rimasta una torre e un paio di stanzette non accessibili ma visibili. Questa è Madonna della Neve che vi farò vedere. Si percorre un brevissimo sentiero che ci porta praticamente quasi in cima al castello, a questa torre, in un luogo davvero stupendo. Si vede la maggior parte dell'Oltrepò collinare. Questa è Madonna della Neve, l'oratorio, e in fronte c'è una piccola statua della Madonna. Siamo sotto
al castello, nel punto dove c'è quello che è chiamato il bosco. Ci troviamo qua sulla nostra destra. Arriviamo delle panche poste sul sentiero. Qui si dovrebbe scendere anche abbastanza ripidi e ci sono anche delle scalette. Noi vediamo. Passato questi scalini il sentiero diventa molto scuro. Qui dobbiamo passare tra gli alberi. Salita, ma questo passaggio l'altro che ci porta praticamente tra le piante, tra le